Wayla, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Siamo su Forza Horizon 5, penso per il gran finale. Penso perché non so quanto durerà quest'ultimo capitolo che andiamo a sbloccare dell'avventura Horizon, che è la maratona, l'evento scena clandestina definitivo. Vediamo un po'. Ramiro was saying the same thing. I'll give him the go ahead for the marathon. There it is. Horizon Mexico is complete. How do you feel? Couldn't have done it without you, Haley. Well, obviously, but I couldn't have done it without you either, superstar. Nice work. All right, enough messing around. Let's get you into this Hall of Fame, shall we? Back on the road. Let's do this. Hey, amigo. Gracias a ti, Horizon Street Scene has never been bigger. Nice work, my friend. Ok ragazzi, allora non so quanto dura questa gara, ma siamo già qui, la maratona. Gara clandestina. Allora, sono 29 km, quindi non è tanto. La maratona è l'evento scena clandestina definitivo, con strette strade cittadine, un tratto di autostrada e un traguardo adrenalinico in cima alla Gran Puente. Questo percorso sa come mettere alla prova ogni pilota. È lunga, ma non è così lunga, perché è quasi la metà di altre che abbiamo fatto. Ora, a noi quest'auto che stiamo utilizzando adesso ce la consiglia. Ciò che mi fa paura è che se noi utilizziamo un'auto, poi è veloce ma non è velocissima, effettivamente. Se noi utilizziamo quest'auto, le altre saranno molto forti pure. Quindi ce la dovremmo vedere con delle auto molto forti, ma volendo possiamo provare. Visto che ha un ottimo controllo e frenata e dovremmo essere su strada, potremmo utilizzarla, anche se non l'abbiamo manco potenziata, tra l'altro. Però non vedevo l'ora di provarla su gara, in gara, quindi proviamo, dai. Siamo pronti. Cavolo, siamo partiti malissimo stavolta. Bruciati come al solito da tutti. E consideriamo una cosa, a parte che siamo su strada, quindi le nostre manovre dovranno essere un po' più controllate, ma poi dobbiamo considerare pure che... aia, mamma mia i rischi. Dobbiamo considerare pure che... non è lunga come altre questa gara, quindi... La nostra possibilità di, come dire, recuperare... Effettivamente siamo già primi in questo momento. Ma se noi facciamo un errore, la possibilità di recuperare è molta meno. Appunto perché dura molto meno la gara. Adesso dobbiamo stare molto attenti perché siamo, diciamo, in città. Ecco, appunto. Per esempio la curva non l'avevo mica vista. E quindi attenzione massima in queste strade, che se no facciamo una bruttissima fine. Abbiamo fatto un paio di errori, infatti già ci siamo fatti un po' riprendere. Qua non si capisce niente di dove stanno le curve, che siamo pure al buio quasi. Non è proprio sera tardi, però c'è comunque buio. Ecco, queste macchine in mezzo non ci volevano, però ce l'avranno pure gli altri. Questa è una cosa positiva, cioè ce l'avranno in mezzo anche gli altri, non solo noi. E noi l'abbiamo presa in pieno. Allora, bella questa curva, venuta molto bene quella curva. Però stanno sempre attaccati questi, quindi massima concentrazione. Vorrei tanto uscire dalla città, dal paese, perché... Ok, adesso siamo di nuovo fuori. Mannaggia alle auto. La stavamo beccando in pieno quella. Adesso è molto buio, adesso sì. Adesso si è fatto molto molto buio.
una paura incredibile di beccare un'auto in faccia, soprattutto al buio. Siamo ancora al 30%. Ah, pensavo onestamente fosse un po' più breve la gara. Evidentemente comunque non sono pochi, 30 chilometri. Cioè, rispetto magari a quelle di 60 è breve, però comunque non sono proprio pochi. Stiamo andando a velocità molto molto elevate, in cui ogni errore ci può far finire fuori anche dal checkpoint e costringerci chiaramente ad utilizzare il nostro amato flashback, che comunque devo dire, finora durante il corso dell'avventura Horizon non abbiamo, soprattutto delle gare, perché poi sono quelle in cui magari ti serve di più, non abbiamo utilizzato molto, ne abbiamo fatti veramente pochi. Frenata buona. Ma questo come ci è arrivato alle spalle? Scusate, ma hanno tagliato questi. Ma noi non abbiamo fatto errori. Come ha fatto questo a recuperarci? Tra l'altro solo lui. Cioè gli altri stanno tutti dietro e lui invece è proprio arrivato. Cioè io ero proprio tranquillo a parlare qua, bello tranquillo, ma da dove è uscito questo? Mortacci suoi. Cioè, pensavo di farmi la gara bello tranquillo, in solitaria, in fuga. Ma perché questo su strada ci brucia. Perché noi abbiamo un'auto che è molto forte, ma soprattutto in frenata e come controllo, però come velocità non siamo a livello di altri, e si vede. Però scusate, non può essere tutta dritta sta strada, ma che è? Allora, a quanto pare noi per vincere la gara ci serve il misto. Ecco, appunto, appena ricominciamo un pochino con qualche curvone ricominciamo a prendere spazio. Però se sul finale, quindi se vicino al traguardo, cioè ci dovesse essere un rettilineo lungo, siamo fregati. Cioè ragazzi, siamo veramente fregati. L'unica cosa che possiamo fare è piantarci davanti e sperare che non trovi lo spazio per passarci, perché la differenza di motore è abissale. Siamo al 74%, tra l'altro, ridendo e scherzando. Curva stretta. Dobbiamo guadagnare parecchio qui, cercherò di spingere tanto. Ecco, questo succede se spingo tanto. Ma che è successo? No, ragazzi, no, questa cosa non è possibile. Cioè, va bene tutto, però perché non mi deve fare rientrare non lo so. Allora, vabbè, quanto è? Scusatemi, cioè se fossi solamente uscito era un conto, ma se poi non posso rientrare, cioè se c'è solo una zona del guardrail che si può spaccare e in pratica ho perso la gara, no, cioè, finché era un errore e dovevo giocarmela poi per recuperare, sì, ma se proprio già l'ho persa lì perché rimango incastrato, no. Questo non mi va assolutamente. Anche perché appena ho detto cercherò di spingere, adesso che siamo sul misto ho commesso un errore. Quindi questo vi fa capire quanto si è, diciamo, solitamente proprio al limite. Aia, presa malissimo sta curva. Quanto manca? Non dovrebbe mancare tanto, Sarebbe bello avere un indicatore a schermo del distacco, quantomeno dal secondo. Non dico la classifica in stile Formula 1 perché non c'è bisogno, però quantomeno il distacco da chi ti sta dietro o da chi ti sta avanti, sì.
In questo caso solo da chi mi sta dietro. Ecco, non abbiamo tanto vantaggio, quindi cerchiamo di non cantare vittoria troppo presto. Anche perché adesso c'è proprio il rettilineo che temevo. Speriamo di aver preso abbastanza vantaggio, se no so cavoli. Infatti ci stava recuperando, stava arrivando lui. Va bene così, va bene così. L'ultima gara purtroppo sono stato costretto a utilizzare il flashback per quel maledetto guardrail. Però va bene così, dai, ne abbiamo utilizzati veramente pochi. 4 secondi di vantaggio sul secondo. Abbiamo preso anche quest'auto, una Toyota, un'altra BMW M3 del 91. E siamo sotto la pioggia. Come non lo farai? E come si entra allora nella Hall of Fame? Scusa. Cioè, io qua ho finito l'avventura Horizon, credo. Ok ragazzi, ho visto che in pratica per essere invitati all'evento Hall of Fame devo guadagnare, come vedete in alto a destra, qualche altro punto riconoscimento. Quindi andiamo a fare questa gara. Cercherò in questo episodio comunque di finire tutto, quindi al massimo vedrete qualche taglio, però di base l'idea è quella. Qua quanti sono giri? 7,5. Ok. Allora qua prendiamo un'auto un po' più... No, non era questa, scusatemi, era la Porsche. La nostra Cayman GT4, giusto? Sì, non la GTE ma la GT4. Ok. E quindi cercherò di farvi dei tagli perché voglio condensare il finale già in questo episodio, quindi anche l'evento Hall of Fame. E quindi insomma qua cercheremo di chiudere, magari verrà... No vabbè, tu sei pazzo. No assolutamente, qua non la miglioriamo, cioè non la alziamo la difficoltà, però non finiamo più. E vorrei insomma cercare di finire in questo episodio l'avventura Horizon. E anche perché ci sono tanti tanti titoli che ancora devo provare e soprattutto che vi devo portare qua, quindi mamma mia che sta succedendo, e soprattutto che vi devo portare qua, quindi finché non, diciamo, il canale è occupato da tutti i video di Forza Horizon diventa complesso, perché Forza Horizon comunque vuoi non vuoi è abbastanza lungo. Cioè, per quanto puoi fare delle cose più velocemente, non è che proprio lo puoi rushare. Anzi, ciò che ho fatto io, che comunque l'ho giocato già per tante ore, si può definire forse già rusharlo, e ci ho giocato tante ore, quindi insomma non è che poi si può condensare chissà quanto. Prende il suo tempo, anche perché qualche garetta che fa non te la fai, qualche garetta random, qualche evento random non lo fai. Per esempio tutte le gare online da fare con altri utenti, quelle non le ho fatte. E sarebbe stato carino vedere anche come erano state studiate, se erano state studiate bene. Intanto qua stiamo avendo le nostre difficoltà a raggiungere i primi. E vediamo se possiamo utilizzare... No, non esiste sta cosa, ragazzi. Tanto ormai siamo alla fine, ci permettiamo di utilizzare qualche flashback in più, anche perché quest'auto non gira. Quindi probabilmente non vinceremo lo stesso manco col flashback. Questa era un'auto che mi sembrava molto buona per la strada, per le gare su strada, però il problema è che è molto lenta.
abbiamo trovato degli avversari agguerriti. Agguerriti e che hanno un ottimo controllo dell'auto, una buona velocità. E siamo riusciti però effettivamente a rimontare qualcosina, ma il primo non ne vuole proprio sapere di abdicare. E visto che la gara è in pratica finita, a meno che non facciamo un sorpasso proprio... No, aspettate ragazzi, perché qua ci potrebbe essere il sorpasso al photo finish. Vediamo un po'. Là. Ok, questa che gara è? Da strada? 9 chilometri, mortacci loro. Ma una gara semplice, veloce? No, vero? Ci fa prendere punti velocemente? Ormai ho la voglia di arrivare al termine, capite? Quindi vorrei sbloccare velocemente quest'ultimo pezzo del puzzle. Sprint di Gran Pantano. Vediamo un po'. Beh, stavolta non siamo partiti male. Ci hanno bruciato quelli dietro, però rispetto a quelli davanti siamo partiti meglio. Allora, questi stanno indemoniati, quindi dobbiamo fare attenzione. Questi stanno indemoniati, sono molto veloci perché giustamente noi abbiamo un'auto molto forte, quindi anche loro hanno un'auto molto forte. Il livello è 998, mi pare, di quest'auto, il livello totale. Quindi siamo proprio a livelli massimi. Attenzione, là davanti c'è bagarre. Ne potremmo approfittare. Se non fosse che abbiamo fatto un volo devastante. Allora, si vede che ultimamente la sto prendendo un po' più così, cioè nel senso sto utilizzando molti più flashback, ho utilizzato più flashback in queste ultime gare che in tutte quelle precedenti, ma perché, ripeto ragazzi, voglio sbloccare quest'ultima gara Hall of Fame o quello che sia, quindi semplicemente per questo. Bella questa curva. Effettivamente le curve che fa ad alta velocità quest'auto sono devastanti, perché ha un controllo che permette di non dover frenare più di tanto, anzi, ma di poter anche senza alzare proprio l'acceleratore, anche quando si è a velocità molto elevate. Però qua per esempio sul dritto, come vedete, ci hanno preso tantissimo. La botterella gliela diamo a questo, anche perché lui non si sarebbe fatto scrupoli a darcela fosse stato al nostro posto. Siamo all'81%, tutto sul dritto è complicato. Se c'è qualche altro curvone, molto meglio per noi, perché, ah caspita, adesso è tutto dritto, ce l'abbiamo fatta. Sì, però ci stavano riprendendo. Anche questa è andata. Ok. $175,000 che fanno sempre comodo. Vediamo quanti punti abbiamo sbloccato questa volta, se ci bastano per la nostra avventura Horizon o servirà ancora un'altra gara. Clandestina, umidità alle stelle. Via, 9 km non è nemmeno breve. Utilizziamo la nostra Pagani. Allora, avvia gara.
Questa dovrebbe essere l'ultima veramente che ci permette di raggiungere il punteggio che ci serve. Siamo partiti molto bene, devo dire, questa volta. Guardate quanto siamo partiti bene. Forse non eravamo mai partiti così bene. Siamo partiti meglio degli altri, incredibile. Però non è che ci possono ostacolare in questo modo barbaro. Gara che non dovrebbe essere troppo breve. Ok, per essere una gara di quelle secondarie, insomma. E però ci conviene recuperare subito e non aspettare l'ultimo secondo. Anche perché qua abbiamo perso invece. Perché loro ci stanno ostacolando in modo barbaro, cioè ci si piantano davanti. Che modo è di guidare? Ecco, sul bagnato facciamo tanta fatica a prendere le curve, mi sa. Sto sentendo facendo tanta fatica a fare le curve a velocità. Non capisco come facciano invece loro ad essere così competitivi e veloci in curva, visto che l'asfalto è totalmente bagnato. Questi veramente mi hanno scocciato, cioè si piantano davanti, guardate, la loro tattica è piantarsi davanti. Gli do un colpo che gli faccio fare un volo di 16 metri. A quest'ora eravamo già primi e ce ne eravamo andati, se non fosse per la scorrettezza. Allora, se io non riesco a vincere, che faccio? Gli spacco tutto. Non riusciamo a passarlo a questo. È una roba incredibile. Dove siamo finiti? Non si vede niente, ragazzi. È tutto al buio. Quindi non si vede assolutamente niente. Ma guarda come gira questo. Cioè, è una roba allucinante. Manca poco, eh. Non so come dovremmo fare a recuperarlo. Niente. Non si può, ragazzi, non si può. Allora, il problema, sapete qual è? Che non si vede niente, cioè... Non si vede assolutamente niente al buio. Comunque questa l'abbiamo persa. Siamo arrivati addirittura terzi. Vediamo se ci dà comunque intanto dei punti esperienza o no. Forse no, forse non ci dà nessun punto esperienza, purtroppo. Anzi sì, ce l'ha dati, dai. I'm speechless. Actually, it's funny. You took more than any other Horizon driver I've ever met. But you know what? I'll just say you're not finished yet. The festival playlist is full of exclusive rewards and drivers who'd give anything to line up against a legend like you. Okay. I think you did it. Better get down here. You've made the Hall of Fame. Okay, andiamo a sbloccare la Hall of Fame. Perché non ci ha fatto andare? Okay. E poi ci salutiamo. Oggi è stato un disastro, tantissimi flashback. Non abbiamo vinto la gara, incredibile. Una vergogna oggi. Welcome to the Hall of Fame, home to the greatest drivers in Horizon history. But you know what? I'll just say you're not finished yet. The festival playlist is full of exclusive rewards and drivers who'd give anything to line up against a legend like you. You made it, but why stop there, right? Where to next? Sarebbe ancora tantissimo da fare, ma io direi che per ora ci possiamo lasciare qua con Forza Horizon. E per ora, insomma, lo metterò un po' da parte perché ci ho giocato veramente tanto. Quindi, io vi ringrazio per chi, insomma, ha seguito questa serie finora. E
vi invito a lasciare un like, ad iscrivervi al canale per vedere tutte le nuove serie che arriveranno, ma non solo, perché cercherò di fare un po' meno serie e un po' più di video miei parlati. Le serie comunque ci saranno, ma magari ne porterò una sola alla volta e non due o tre come è stato adesso, che è stato un casino. Vi ringrazio ancora per tutto, seguitemi anche in live e io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti ragazzi, ciao.